Ciao ragazze, allora questo è un video chiacchiericcio perché mi sono resa conto che è un sacco di tempo che non mi metto qua davanti alla videocamera e parlo semplicemente con voi, vi racconto come stanno andando le cose, prepariamoci già da subito, quindi un sacco che non vi racconto come stanno andando le cose, un sacco che non mi metto qua davanti alla videocamera e parlo a ruota libera, apertamente con voi senza avere un video particolare in mente, quindi oggi voglio fare una bella chiacchierata con voi, raccontarvi come stanno andando le cose, raccontarvi tantissime novità che avrete già notato probabilmente, perché ebbene sì, Nicola ha cambiato di nuovo casa, ma questa volta si tratta di un passo non grande, gigantesco, perché praticamente se mi seguite su Instagram, su Facebook, vi ho accennato ad un grosso acquisto e questa è casa mia, ragazze, quindi ho acquistato casa, sono sempre stata in affitto in Olanda, voi lo sapete, e questa invece è casa mia, quindi non ve ne ho parlato subito perché io sono una persona, cioè in realtà non credo tanto alla sfiga, anzi non ci credo affatto, però sono scaramantica, non so se è possibile, e quindi non volevo raccontarvi della casa fino a quando non avessi avuto le chiavi in mano praticamente, quindi adesso che ho le chiavi in mano e ho praticamente finito il trasloco, perché allora praticamente ci abbiamo messo tipo 3 giorni, 2 giorni abbiamo portato tutti i mobili dentro, terzo giorno scatoloni, e adesso io come prima cosa ho pensato, c'è una ciglia finta che mi sta cadendo, come prima cosa ho pensato di mettere a posto naturalmente il mio studio, così almeno posso filmare, me ne sto tranquilla, ho tutte le mie cosine pronte e quindi questa stanza mi sembra fichissima, prontissima. In realtà il resto della casa è come se fosse caduta una bomba a mano veramente dentro, perché ci sono scatoloni, borse ovunque, tutto buttato, però intanto ho il mio studio, quindi abbiamo un studio e questo è importante. Ho filmato anche qualche vlog che vi giuro, non so se caricare o no, perché sono tutti mezzi sconclusionati a metà giornata, quindi non so se caricarli o meno, magari scrivetemelo voi se vedete i video vlog anche della casa così tutta incasinata e di me che sto lì a spacchettare, non ho ben presente quello che sto facendo, però ci provo al mio meglio, quindi fatemi sapere questo. Quindi sì, ho acquistato casa, grossa novità, e mi sono questa ciglia, se non mi cade la strappo ve lo giuro, e quindi mi sono resa conto che non vi ho nemmeno mai parlato tranquillamente del trasloco, di... sì, questa ciglia, vi giuro, io cioè... sto impazzendo. Ok, spero di aver risolto. Comunque, volevo accennarvi anche... allora sì, quindi ho acquistato casa Trieste, punto numero uno, grossissima novità. Qui ci verrà a stare anche Tomasz con me, perché questa casa è molto vicina al posto dove lui lavora. In realtà lui ha sempre casa sua, dove magari andremo più in estate, perché lui ha la piscina, quindi insomma, magari staremo un po' qua, un po' là, però ognuno di noi ha una sua base, ma stiamo sempre insieme, o assieme qua o assieme là. Comunque, quindi insomma non vedo l'ora di farvi vedere la mia casetta. È stranissimo dire che è proprio casa mia, perché appunto sono sempre stata in affitto, quindi sono non felice di più, cioè non ci posso credere di essere riuscita ad arrivare a tanto, di avere una casa che è proprio mia, quindi, e ad avercela fatta da sola, quindi sì, è giusto, quindi sono molto contenta e veramente felice e radiosa, e quindi non vedo l'ora di farvi vedere la casa, non vedo l'ora di farvi vedere tutto. I gatti stanno per arrivare qua, sto ancora aspettando che mi arrivi la cucina, quindi siamo senza cucina, cioè non posso nemmeno offrire un caffè, niente a nessuno, sono senza cucina e senza letto, quindi vi faccio immaginare, vi lascio immaginare, quindi ci vorrà un po' perché io mi trasferisca qua, per adesso sarò qua magari mezza giornata e sto ancora a casa del mio fidanzato, a casa di Tomasz, però sì, non vedo l'ora di farvela vedere, e ovviamente, perché so come lo chiederete, naturalmente io vi farò l'home tour, nel momento in cui la casa è pronta ed è tutto sistemato, io non le faccio vedere ai miei parenti, vi faccio l'home tour, ve lo giuro, siete sempre le prime a vedere, a sapere tutto, quindi nel momento in cui la casa è pronta, l'home tour tac arriva, promesso garantito, e arriverà anche il tour di questo studio, così vi faccio vedere cassette e tutto quanto nel dettaglio, perché se faccio home tour e tour dello studio in un unico video non finiamo più. Stavo pensando anche di ridipingere le pareti di quel lilla che avevo quando stavo ad Amsterdam in due case. Che cosa ne pensate? A me manca un sacco quel lilla. Nell'ultima casa ad Amsterdam non avevo fatto in tempo a dipingere le pareti, che poi mi sono trasferita in Italia. Quindi voglio sapere che cosa ne pensate, se vi manca quel lilla, perché a me manca un sacco, mi piaceva tantissimo. Quindi fatemi sapere questo. Poi volevo parlare un po' anche del trasferimento Olanda-Italia e di come è andata, perché in molte me lo chiedete. Praticamente, allora, è stato un po' un trauma tornare in Italia,
perché tante tante cose a cui ero abituata, è stato assurdo perché ero abituata ad alcune cose e poi trasferendomi nei Paesi Bassi in Olanda mi sono dovuta abituare ad un ambiente completamente diverso. E non appena mi sono abituata, perché dopo 4 anni e mezzo veramente ero abituatissima e per me la vita era quella, sono ritornata qua. Quindi ho avuto 2 traumi, praticamente in 4 anni e mezzo ho avuto 2 traumi, cioè uno passare da qua a là, poi appena mi sono abituata, track. E quindi non è stato facile. Che cosa mi manca di più dell'Olanda? Allora, sicuramente andare in bicicletta ovunque, senza rischiare di essere investita, perché qui, io ve lo giuro, io amo andare in bicicletta, mi sposto ovunque in bicicletta, ma qua non è fattibile. In Italia non abbiamo zone adibite, non abbiamo piste ciclabili, cioè la bicicletta è un mezzo che qui in Italia certo che puoi utilizzare. Noi poi abbiamo un altipiano qua a Trieste, splendido, boschi, però la puoi utilizzare così nel tempo libero, ma non puoi usarla come mezzo di trasporto in Italia, non è proprio una cosa che sta nella nostra cultura. Invece in Olanda cioè ti muovi solo in bicicletta, chi prende la macchina per fare una tratta piccolina in Olanda, cioè lo prendono a bastonate, invece qua è la normalità. Questo mi dispiace, quindi qua mi sto muovendo praticamente a piedi, o in macchina o a piedi, che è l'unica alternativa. Quindi manca molto questo. E poi quello che mi manca di Amsterdam, nonostante fosse una città, non è enorme, non è una metropoli, però insomma è una capitale europea, è più grande di Trieste, ma nonostante questo lì ci si saluta a vicenda. Cioè se io passavo e vedevo un signore che si affacciava alla finestra, lo salutavo e lui salutava me, ma non perché ci conosciamo, perché è così e c'è più uno spirito di, non lo so, di stare tutti insieme, di stare in gruppo. Poi appena usciva un raggio di sole erano tutti all'aperto, non lo so, tutti amici, fai un barbecue, ti arriva il vicino che ti porta il bicchiere di vino e tu gli offri 3 salsicce, cioè è una figata. Qui tendiamo a stare tutti un po' più chiusi e ci fidiamo un po' di meno del prossimo. Forse facciamo bene qua in Italia, forse facciamo male, non lo so. Io però ero abituata, infatti qua, cioè a volte mi guardano come se fosse una cretina, perché io c'ho tipo, ciao, buongiorno, come va? Buona giornata! E loro tipo, ti conosco, cioè pensano, io non ti ho mai visto, perché mi stai chiedendo come va? E per me invece è normale, ma anche in America è così, uno ti vede e dice, hi, what's up? Cioè, ciao, come va? Invece qua no, qua voglio, ciao e basta, ma appena ti salutano a volte no, però è ovvio che è proprio un fatto di cultura, non lo so, è proprio diverso. La cosa strana è che quando vado nei Paesi Bassi o in qualsiasi altra parte del mondo, in realtà quando viaggio, mi sento italiana. Quando invece sto in Italia mi sento olandese. È assurda questa cosa, ma quando stavo in Olanda dicevo, ah sì, perché, cioè anch'io ero un po' così, ah sì, perché da noi in Italia questo non succede, e qua di là. E invece tornando qua dico, cavolo, però in Olanda questo non succede. Cioè assurdo, veramente, l'erba del vicino è sempre più verde, è una cosa inimmaginabile. Però no, mi mancano le mie amiche ad Amsterdam, infatti stiamo pensando inizio giugno di andarle a trovare quando domani ho un po' di ferie, quindi riusciamo a scattaiolare e andiamo a trovarla ad Amsterdam, spero. E quindi sì, ci tengo davvero tanto, soprattutto De Mesa, che ci sentiamo costantemente su WhatsApp, ma non è la stessa cosa. Insomma, ci facevamo i nostri sabati di shopping in giro per la città, avevamo tutto il nostro percorso che includeva sempre anche Chanel naturalmente, ma era bellissimo. Invece adesso ci mandiamo le foto dei nostri acquisti, ma non è uguale, perché stare assieme con le amiche è tutta un'altra cosa. Quindi però sì, sicuramente adesso ho le mie amiche di sempre qua a Trieste, la mia famiglia, sono tutti felici, non ci posso ancora credere di poter chiamare mio papà, ci vediamo tra 10 minuti, perché dall'Olanda chiamavo mio papà, ci vediamo tra un mese, ho prenotato il volo, adesso invece papà ci vediamo tra 10 minuti. E quindi però adesso mi mancano le mie amiche di su, di Amsterdam, quindi alla fin fine devo muovermi costantemente, altrimenti non mi manca sempre qualcuno e qualcosa. Una cosa invece vi dirò che non mi manca per niente dell'Olanda è il tempo. Cioè pioveva praticamente ogni giorno, quando non pioveva c'era il sole, faceva comunque freddo, quindi questa è una cosa che veramente non mi manca. Anzi, vi devo dire la verità, adesso io sono un olandese in Italia, nel senso che, allora, io oggi sono così, ok? Siamo il 6 maggio, io sono in canotta qua a Trieste, tutti hanno giacchetta di pelle, maglioncino leggero, vestiti a cipolla. Io ho caldo, ragazzi miei, cioè io ho caldo, non ce va. Pure mia mamma, ma non hai freddo così? E io, no, ho caldo. Vabbè che Tomasz è molto più caloroso di me, quindi pensavo di essere una persona calorosa, poi ho conosciuto lui, ma questa è una piccola parentesi. Ma io generalmente qua ho caldo. Per me adesso ad inizio maggio è come
la nostra estate è, vedete, dico la nostra, anche se non la loro, cioè l'estate olandese qui è inizio maggio, perché oggi praticamente sotto il sole c'erano 25 gradi qua a Trieste, in Olanda 25 gradi te li sogni anche a luglio, mi dispiace olandesi, però è così, ammettiamolo. E quindi è stranissimo, mi trovo io magari ad aprile, a marzo, aprile, stavo con le ballerine senza calze e tutti: ma non hai freddo, sei senza calze? E io: no, veramente in Olanda andavo in giro così anche in gennaio, figurati se non lo faccio qua a Trieste. Quindi questo è cambiato, adesso riesco a capire gli olandesi che arrivano qua ad aprile, stanno in maniche corte e tutti li guardiamo tipo: quelli sono turisti, guarda i turisti, stanno mezzi nudi, in realtà fa freddo eccetera. No, invece in realtà è così, capiteci, noi arriviamo da un paese freddo e quando arriviamo qua c'è il sole, non c'è vento, vabbè che a Trieste c'è lavoro, ma oggi non c'è, e quindi fa caldo e quindi ti spogli, e quindi anche se la gente ti prende in giro, però cioè è così. Poi altra cosa, a parte il discorso del trasferimento, quindi, ma se avete domande scrivetemi tutto nei commenti, veramente approfittate di questo video per farmi per darmi consigli, farmi richieste, scrivermi i vostri pareri, insomma scrivetemi veramente tutto quello che appunto, approfittate di questo video che è un video chiacchiericcio, quindi voglio che anche voi chiacchieriate con me, e per qualsiasi richiesta o domanda scrivetemi qua sotto nei commenti. Ma altra cosa che di cui volevo parlare sono i gatti, perché lo sapete, adesso stanno da mia mamma, li vedo costantemente, sono ogni giorno la mezza giornata, ma adesso prestissimo arriveranno anche loro in questa casetta, e poi vi prometto che tanti vlog e vi farò vedere anche tantissimo tantissimo i gattoni che mancano anche a me, anche se mia mamma se li vuole tenere mi dice costantemente: ho parlato con i gatti, vogliono restare qua. E io: no mamma, che poi non ha una casa gigantesca e ha tre gatti, adesso mamma non puoi startene con tre gatti, io glielo dico costantemente. Lei: no, veramente loro, io ci ho parlato, vogliono rimanere con me. No, quindi assolutamente prestissimo glielo dico, però puoi venirli a trovare mamma, puoi venirli a trovare, non è che scappo via, non è che torno ad Amsterdam, quindi li vedrete anche voi, so che mancano anche voi, quindi prestissimo, promesso, appena tornano qua in casa vi faccio vedere gatto Denver, gatta Stellina, filmeremo qualche vlog, insomma soliti video che vi mancano tanto. Altra cosa che volevo accennare, perché in molto ultimamente mi state chiedendo di fare video challenge, e io a volte li vedo nei video consigliati su YouTube questi video challenge, ma non ho ben capito come si fanno, nel senso che devo filmarli da sola, devo filmarli magari con Tomas, oppure, e soprattutto ditemi quale tipo di video challenge volete che io filmi, quindi mi dite, insomma aiutatemi un pochino, scrivetemi nei commenti di che cosa si tratta, come li devo filmare, e soprattutto che tipo di video challenge volete o vorreste vedere. Quindi altra cosina, abbiamo rilanciato l'app, la mia app per il cellulare, quindi ci sono un sacco di novità, ho aggiornato tutto quanto, abbiamo corretto tutti i problemi, gli errori che c'erano, quindi provate a scaricare la mia app se ancora non ce l'avete, se già ce l'avete usatela un pochino e fatemi sapere se volete scaricarla, c'è il link nel box informazioni, ma basta scrivere Kiss and Makeup 01 sullo store del vostro cellulare, insomma, e da lì potete scaricarla, naturalmente è gratuita, io ve lo dico sempre, è gratuita assolutamente la mia app, c'è la sezione dupe, la sezione Nico risponde, potete lasciarmi tutte le vostre domande là, sapete in tempo reale dove mi trovo con la mappetta, ci sono tutte le foto di Instagram, in realtà ci sono tutti i social combinati, cioè YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, tutto combinato in un'unica app, quindi non dovete più andare su tutti i social per seguirmi, basta andare sulla mia app e sapete tutto, quindi fatemi sapere se funziona, se ci sono altre cose che vorreste che inserissimo nel prossimo aggiornamento, insomma andate a scaricarle, fatemi sapere com'è, se avete suggerimenti o domande o appunto consigli per migliorarla, magari siete dei tecnici, quindi fatemi sapere assolutamente anche questo. Altra cosina, se non lo sapete, su Instagram sto lanciando un sacco di giveaway, quindi se ancora non mi seguite su Instagram, anche lì mi cercate kissandmakeup01, mi trovate, oppure c'è il link qua sotto nel box informazioni. Sto usando anche Snapchat, non voglio fare troppa pubblicità che poi mi dite: stai facendo pubblicità ai tuoi social, questo video era solo un pretesto. No, però mi sta venendo in mente perché mi chiedete come ti trovo su Snapchat, e c'è anche qua il link qua sotto, perché kissandmakeup01, kissandmakeup, kissandmakeup1, kissandmakeup001, insomma, ma avete ciulato tutti i nomi, io ci sono arrivata troppo tardi su Snapchat, quindi mi trovate come Nicole Hussel, il mio nome e cognome, e quindi appunto trovate il link, magari fate prima perché è una vita che faccio lo spelling quando mi chiedono il cognome, trovate il link a
Snapchat qua sotto e seguitemi anche su Instagram se ancora non lo fate, perché su Instagram sto lanciando un sacco di giveaway, quindi sto regalando un sacco di premi. Quindi io direi che per oggi questo è tutto veramente, spero di leggere un sacco di commenti in cui mi fate domande, mi scrivete consigli e soprattutto richieste sui prossimi video, e finalmente posso tornare a filmare morning routine, night routine e tutte le routine bellissime che mi piace un sacco filmare, ma prima era veramente complicato ragazze, perché tre quarti della mia roba stava ancora negli scatoloni da quando mi sono trasferita, praticamente da prima di Natale, ed avevo solo lo stretto necessario fuori, ma credetemi che tanta roba stava ancora negli scatoloni in garage di Tomas. Quindi finalmente adesso avrò tutto il mio ambaradan qua, potrò filmare in tutta la casa, posso farvi vedere tutto, non vedo l'ora di finire veramente. Quindi adesso forse è meglio che io vi saluti e continui a spacchettare roba, perché devo prima pulire i mobili e poi inserirci la roba, quindi è un gran lavoro. Fatemi sapere, mi raccomando, se volete quei vlog sconclusionati che ho filmato nei giorni scorsi, non so se ha un senso o no. Spero di poter filmare anche a Cortina, perché questo weekend andiamo a Cortina, non si scia più perché hanno chiuso gli impianti, ma ci divertiamo comunque tantissimo, un bellissimo posto, quindi magari scrivetemi anche questo, vi sto facendo più domande che altro, questo è praticamente un video di domande, ma scrivetemi se volete che io vi filmi un vlog anche da Cortina con Tomas. E niente, questo è davvero tutto, io vi voglio bene, un bene dell'anima, non ve lo dimenticate, indipendentemente da quello che magari si legge su YouTube o quello che alcune persone dicono, io vi voglio un bene assurdo. Voglio ringraziare ancora tutte le ragazze, adesso mi sta venendo in mente, voglio ringraziare tutte le ragazze che sono venute al mio incontro di Trieste, che erano tantissime, cioè c'era la fila, mi hanno detto, amiche mie non sono riuscite a venire perché non volevano spintonarsi tra le ragazze. Quindi ragazze, grazie di cuore, quando vi ho visto tutte là così in tante, mi è venuto veramente un mezzo infarto, alcune si sono messe a piangere e io trattenevo le lacrime veramente, perché vedervi piangere. E poi non portatemi niente agli incontri, questa è un'altra cosa, non dovete assolutamente portarmi regali, niente veramente, perché mi sento in colpa quando c'è qualche ragazza che arriva e mi dice io non ti ho portato niente, tutte ti hanno portato qualcosa, io no. Ragazze, se voi venite, per me è il regalo più grande al mondo, perché io già non immagino che nessuno si presenti in un posto per me, quindi già questo per me è assurdo, è pazzesco, è bellissimo. Quindi vi prego, non sentitevi in dovere di portarmi regali. Se mi scrivete una letterina e mi scrivete che guardate sempre i miei video, io sono la persona più felice al mondo. Quindi questo insomma volevo dirvi, vi voglio un mondo di bene, spero sempre, cioè faccio di tutto per accontentare tutti con i miei video, è impossibile accontentare tutti, ma faccio del mio meglio. Quindi niente, vi abbraccio forte 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 forte, anche da parte di Gatto Denver e Gatta Stellina, che vi mandano un bacino, e li vedrete presto. Quindi niente, bacio e alla prossima, ciao.